Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gilbe, per chi non lo sapesse sono un ragazzo di 22 anni che nel tempo libero si fa YouTube, ma come lavoro sono socio di una società di consulenza e contabilità per le aziende. Oltre a questo studio anche all'università, studio economia e commercio per chi volesse saperlo. Questo è il primo video che faccio su una società che si quoterà a breve, quindi non è ancora quotata, infatti si tratta della società Airbnb. È la prima volta che lo faccio e fatemi sapere se può essere che volendo potrei fare anche in futuro. Detto questo, concentriamoci subito su cosa andremo a vedere in questo video. Allora, in questo video me lo sono scritto sul cellulare, voglio dividerlo in quattro sezioni. La prima è la voglio farvi una panoramica dell'azienda. La seconda è una situazione, vi voglio parlare della situazione finanziaria e patrimoniale dell'azienda. La terza è una sezione riguardante ai rischi nell'investire in questa società qua. E la quarta è cosa farò io nel momento in cui l'azienda si quoterà tramite IPO e sarà negoziabile sui broker che utilizziamo tutti. Quindi direi che possiamo partire con il video. Allora, sono centrato subito sul sito di Airbnb dove vi voglio mostrare qualche dato chiave. Ad esempio, gli utenti attivi, che sono 5,6 milioni, che sono sì tanti, ma vi fanno capire che in un mondo in cui siamo in praticamente tra i 7 e gli 8 miliardi, pensare che ci siano ad ora utenti attivi per 5,6 milioni mi fa pensare appunto che la potenzialità di crescita sia molto ampia. Poi abbiamo 100.000 città con annunci Airbnb attivi, quindi anche qua c'è grande potenzialità di crescita. E un'altra cosa che è molto interessante è il fatto che Airbnb si attiva in 220 paesi. Questo mi fa già pensare ipoteticamente che sia una società molto diversificata, molto geograficamente diversificata. Un'altra cosa molto interessante è che attualmente i CEO siano i fondatori dell'azienda, e questa è una cosa che a me piace sempre tantissimo. Solitamente cerco aziende che abbiano tra i maggiori azionisti appunto il CEO, che nel caso in cui coincidesse anche con il fondatore, a quel punto lì secondo me sarebbe un valore in più. Per chi non lo sapesse, Airbnb si quoterà tramite IPO il 10 dicembre. Le azioni dovrebbero quotare tra 44 circa e 55 dollari, che porterebbero a una market capitalization, ovvero una capitalizzazione di mercato di circa, se non ricordo male, andiamo a controllare, di circa 35 miliardi, che per chi non lo sapesse, a mio avviso è leggermente sopravvalutato. Pensate ad esempio al fatto che nel 2019 più o meno la market capitalization di Airbnb si attestava circa 31 miliardi, poi purtroppo con la pandemia è scesa ad una valutazione di circa 18, tra i 18 e i 25 miliardi. Ora che diciamo siamo abbastanza usciti dalla pandemia, la capitalizzazione dovrebbe essere intorno ai 35 miliardi all'IPO. Una cosa che è molto interessante per Airbnb, per chi io ho dato per scontato che con tutti conoscesse Airbnb, però per chi non lo sapesse, diciamo che Airbnb fa da intermediario fra coloro che vogliono affittare le stanze e coloro che appunto vogliono usufruire di queste stanze. Io penso che le abbiate utilizzate tutti una volta almeno le stanze che si possono trovare su Airbnb, perché sono molto convenienti. Io in primis, quando ho fatto delle vacanze, ho utilizzato delle stanze che ho potuto trovare su Airbnb con prezzi veramente ottimi. Airbnb fa semplicemente da intermediario, quindi permette appunto a chi ha disponibilità di stanze di affittarle a persone che hanno bisogno di queste stanze qua e guadagna una percentuale sulla transazione. Questo permette ad Airbnb di avere molti meno rischi rispetto ai gestori di hotel, a mio avviso. Dopo che abbiamo fatto questa breve panoramica, io passerei a quella che è la situazione patrimoniale, quella del conto economico di Airbnb. Mi sono andato a prendere sul sito, io direi di partire col conto economico. Sono andato a prendermi il conto economico, non so se riuscite a leggere, ma cerco di zoomarvelo un po'. Purtroppo c'è la mia fiscam davanti, però voglio farvi vedere un attimo il revenue. Intanto arriva il mio Roomba. Comunque, le revenue sono passate da 2 miliardi nel 2017 a 3 miliardi e 6 nel 2018 a 4 miliardi e 8 nel 2019, che rappresentavano una grandissima crescita. Purtroppo poi il valore si è dimezzato nel 2020, ovviamente a causa della pandemia, che ha impattato tantissimo un'azienda come Airbnb, che di fatto si basa praticamente al 99% sul turismo. Quindi ci posso stare. Come vedete, Airbnb
Allora, forse questo qua non lo vedete, ve lo metto così. Airbnb continua ad essere in perdita dal 2017, infatti qua ha perso 70, purtroppo non posso farlo vedere, ma nel 2017 ha perso 70 milioni di dollari, nel 2018 ne ha persi 16 milioni, nel 2019 ne ha persi 674 di milioni, nel 2020 io pensavo peggio, ma ha perso solamente 696 milioni. Purtroppo devo tenere premuto col mouse, non posso farlo vedere. Comunque, vedete la colonna 2020, l'ultimo in basso, net loss. Quando i valori a bilancio sono tra parentesi, dovete considerare che sono valori negativi. Poi vabbè, adesso c'è scritto net loss, quindi lo potete capire subito. Però nel caso in cui in un bilancio vedeste degli importi tra parentesi, dovete sapere che sono importi negativi. Per quanto riguarda invece lo stato patrimoniale, possiamo vedere come i cash e gli equivalents possono tranquillamente coprire i long term debt, quindi i debiti a lungo termine, che sono di circa 1 miliardo e 8, mentre i cash ed equivalents sono di 2 miliardi e 6, quindi coprono tranquillamente i debiti a lungo termine. Per quanto riguarda invece il totale degli assets, vediamo che sono 8 miliardi e 7 e coprono tranquillamente i 6 miliardi e 8 delle liabilities. E secondo me, con l'IPO raccoglieranno molto capitale, che permetterà appunto a questa società qua di portare in cassa nel grande cash, che potrà permettere di investire in ricerca e sviluppo, permetterà di saldare i debiti magari, che non è mai male, anche perché nel momento in cui avete dei debiti non è che dovete saldare solo il debito, dovete anche ripagare gli interessi, quindi più tempo aspettate per pagare i debiti, più interessi pagherete. Quindi solitamente non è sempre così, ma solitamente prima pagate i debiti, prima vi conviene. Dopo aver fatto una breve panoramica, io ci tengo a precisare che le valutazioni patrimoniali e finanziarie le faccio sempre molto brevemente, perché so che magari per chi non è studente di economia non è che interessi più di tanto vedere cose molto dettagliate, anche perché io penso che comunque tutte le valutazioni che faccio devono essere prese un po' con le pinze e andare a fare le vostre dovute valutazioni per decidere se investire o no. Comunque, se avete piacere di ricevere magari nei prossimi video valutazioni più dettagliate, ditemelo. Io cerco sempre di farle un po' leggere, in modo tale che il video possiate guardarlo tutti e non vi annoiate. Comunque, fatemi sapere qua sotto nei commenti. La terza sezione del video era la sezione appunto riguardante i rischi da conoscere prima di investire in Airbnb. Allora, io mi sono segnato tre rischi secondo me. Il primo, che secondo me è anche il più rischioso, è la possibilità di regolamentazioni di società come Airbnb. Dovete considerare che Airbnb, Uber, Lyft sono tutte società che sono un po' sempre sotto i riflettori, perché sono aziende nuove che non sono regolamentate come i vecchi business, ad esempio gli hotel, e quindi sono sempre visti un po' non di buon occhio, uno dagli investitori e due dai competitor. Ad esempio, pensate che, ad esempio, secondo voi gli hotel sono contenti dell'esistenza di Airbnb? Sono contenti del fatto che gli host, cioè le persone che hanno la possibilità di inserire gli appartamenti all'interno di Airbnb, possano non pagare le stesse imposte che gli hotel devono pagare? Secondo voi sono contenti? Faranno delle lotte per cercare di far regolamentare questi business qua come appunto loro stessi? Io vi pongo queste domande qua. Vi sembra giusto che una persona che ha un appartamento e lo metta ad affitto su Airbnb paghi meno imposte rispetto ad un possessore di hotel che ha come principale business appunto l'affittare le camere e offrire un servizio? Queste sono le domande che dovete porvi quando pensate di investire in un'azienda. Un'altra cosa che non mi ha fatto impazzire, se riesco vi trovo l'immagine, adesso datemi 2 secondi se riesco ve la trovo, è comunque il fatto che i margini non sono mai cresciuti negli ultimi 5 anni. Adesso cerco di trovarvi l'immagine. Come potete vedere da questo grafico qua, potete vedere come i margini non siano mai cresciuti, sono sempre stati intorno al 12-13%. Questo secondo me è un indicatore del fatto che all'interno di un business come Airbnb, essendo un semplice intermediario, sia difficile lavorare sui margini. Per un'azienda la crescita deriva anche dall'arrotondamento dei margini, che gli permette appunto di incrementare sia gli utili,
o magari ridurre i costi, appunto, che comporterebbero l'aumento degli utili. Detto questo, immagino che vorrete sapere cosa farò io il 10 dicembre quando uscirà l'IPO di Airbnb. Io penso, non sono sicuro al 100% perché dovrò ancora fare le mie valutazioni, che comprerò qualche azione, ve lo dico molto sinceramente, ma farò un dollar cost averaging, ovvero se appunto deciderò di investirci, comprerò azioni a cadenze regolari. Ad esempio, se decido di entrare, magari comprerò un'azione al mese, comprerò un'azione a settimana, comprerò mezza azione a settimana. Questa è la mia tipologia di entrata. Perché? Perché voglio vedere, considerate che solitamente investire nei primi 6 mesi dell'IPO non conviene praticamente mai. L'unica volta in cui è convenuto praticamente investire nell'IPO è l'IPO di Google, di Alphabet, e l'IPO di Nexi, una italiana. In quel caso lì è convenuto investire magari subito. Detto questo, però, dovete considerare che queste sono le mie valutazioni e dovrete appunto fare le vostre e decidere se per voi conviene investire o no. Detto questo, spero che questo video qua vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento e niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.